un periodo di polemiche con Ryanair per i calo voli, la riduzione dei costi, però abbiamo questo piccolo gioiello in Sicilia che ha già dimostrato di sapere sopperire anche l'emergenza per Fontana Rossa. Non possiamo che essere soddisfatti, al di là poi del milionesimo passeggero, però sono numeri che non si raggiungevano da anni. Sono numeri importantissimi in questi anni e soprattutto gli anni di pandemia. Purtroppo l'aeroporto Vincenzo Floro, che ha raggiunto il suo livello più basso dei passeggeri, invece si è rialzato egregiamente. Negli anni passati ci sono stati grandi investimenti al precedente governo regionale. In questi mesi il governo Schifani ha lavorato a fianco dell'aeroporto Vincenzo Floro per il rilancio, che purtroppo era dettato dai livelli minimi durante il periodo Covid, e devo dire che avere raggiunto il milionesimo passeggero il 15 settembre era una data non prevedibile per il raggiungimento del milionesimo passeggero. È vero che c'è stato un incremento di circa 150.000 passeggeri dovuto all'ospitalità, al trasferimento dei passeggeri provenienti da Fontana Rossa, e in quei giorni l'aeroporto Vincenzo Floro ha lavorato in maniera eccellente, potendo ospitare addirittura 15.000 passeggeri al giorno. Sono numeri importantissimi, numeri che dovrebbero essere contraddistinguere scale aeroportuali notevolmente più grandi. Invece, nonostante il numero dei passeggeri che è passato da questi corridoi, da questi banchi, l'aeroporto Vincenzo Floro e la sua organizzazione, il vertice, ma tutto il management ha dimostrato di essere assolutamente all'altezza affinché l'aeroporto stesso possa raggiungere traguardi sempre più importanti. Non si parla più, o se ne parla poco, della possibilità di fondere in un certo senso gli scali aeroportuali arrivando poi all'hub siciliano unico? Ma questo è uno dei punti del governo Schifani. Il Presidente, fin da quando si è proposto agli elettori, l'ha proposto. E certamente in altre regioni dove i sistemi aeroportuali sono unici hanno lavorato con maggiore forza contrattuale rispetto ai vettori. E in questi giorni è montata una polemica importante che riguarda soprattutto gli isolani d'Italia, non soltanto i siciliani ma anche i sardi. C'è una riduzione di voli. Noi dobbiamo essere a fianco dei nostri conterranei affinché potranno viaggiare a prezzi calmierati ed avere servizi al pari del resto delle regioni d'Italia. È una battaglia difficile, una battaglia che purtroppo la Sicilia conduce da decenni, e quei pochi chilometri che ci dividono con il resto dell'Italia che sono attraversati attualmente dal traghetto e siamo sicuri tra qualche anno dal ponte, però fanno sì che i siciliani possano attraversare lo stretto paradossalmente in treno. E mentre i sardi hanno avuto un riconoscimento nei fatti di uno scontistica per i viaggi in aereo, i siciliani ancora no. C'è un riconoscimento all'interno della Costituzione italiana, l'articolo 119, che prevede la condizione di insularità per noi siciliani, e quindi noi faremo valere le nostre ragioni, ed è sicuramente priorità del Presidente Schifani, ma di tutto il Governo, cercare di calmierare il costo dei biglietti aerei.